Secondo me abbiamo fatto un grandissimo primo tempo anche a favore di vento, dove abbiamo avuto 3-4 palle per poter fare male. Purtroppo è una cosa che ci la portiamo dietro da quando è iniziato il campionato, non siamo riusciti magari a fare gol al primo tempo, poi onestamente è venuto fuori il Maida nel secondo tempo a favore di vento, ci siamo schiacciati un attimino e poi giusto vantaggio a favore del Maida, perché praticamente abbiamo perso dei metri a causa vento. Poi siamo riusciti ancora noi fuori, siamo rimasti pure in 10 e credo che alla fine il pareggio credo che il pareggio alla fine sia stato meritato da parte della Bovalinese. Peccato per quel primo tempo che poteva finire con qualche gol in più da parte nostra, poi è stato bravissimo D'Agostino, lo ringrazio per quello che si è messo subito a disposizione, è arrivato questa settimana, un grandissimo portiere, parato il rigore a De Laudì. E niente, andiamo avanti per la nostra. Il mio parere è che, come dici tu, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Pecchiamo di ingenuità assoluta, 1-0 in vantaggio, 11 contro 10, prendiamo l'espulsione su una sostituzione, rimaniamo 10 contro 10, un giocatore esperto come Torchia prende un doppio giallo per perdita di tempo su una sostituzione, non lo so per cosa, adesso vedrò, devo chiedere. E poi niente, a parte il rigore sbagliato che sullo 0-0 è importante a 3 minuti alla fine del primo tempo. Purtroppo queste sono cose che possono succedere anche ai migliori giocatori, ha sbagliato un giocatore importante come Laudì, ma questo ci può stare, ma non ci può stare il fatto che una squadra che si deve salvare vince 1-0 in casa, un uomo in più, addirittura poi siamo passati ad essere noi in 9 e loro in 10 a dargli pure l'uomo in più con l'espulsione di Rocca, per il fallo da rigore, già ammonito, appena entrato. Paghiamo gli episodi, 2 punti, secondo me 2 punti persi, tu dici il pareggio è giusto perché la Bovalinese ha giocato una grande partita, non ha regalato nulla, però nei 95 minuti secondo me il Maida meritava qualcosina in più.